Grazie consigliere Mancini. Chiamo l'oggetto numero 7, carenza di psicologi per la valutazione ai fini dell'idoneità all'adozione di minori nell'ambito della zona sociale 10-11-12. Compressione dei diritti di minori e gravi disagi per le coppie in attesa da mesi. Chiarimenti della giunta regionale al riguardo. Prego consigliere De Luca. Grazie presidente, ma io assessore avverto a questa interrogazione, diciamo, non deve dare risposta a me, ma alle famiglie che in questo momento ci stanno ascoltando e che da oltre un anno sono in attesa, in maniera inspiegabile, in maniera assurda, di un intervento che è più che doveroso. Facendo una piccola premessa, un'illustrazione, diciamo, l'adozione è un istituto giuridico disciplinato da norme internazionali, nazionali, regionali, che si fonda sul principio fondamentale del superiore interesse del minore. Ai minori per i quali non può essere assicurata la permanenza nella famiglia d'origine, infatti, l'adozione offre l'opportunità di vivere in una famiglia in grado di garantirne la crescita. La legge prevede l'adozione di minori residenti in Italia, adozione nazionale, e l'adozione di minori stranieri residenti all'estero, adozione internazionale. Il percorso per l'adozione comprende varie fasi dettate proprio, diciamo, dalla normativa, con una fase informativa nei confronti delle famiglie, di orientamento, di preparazione e formazione, volta a costituire una fase di conoscenza e di riflessione su tutti gli aspetti connessi al processo adottivo, propedeutica allo sviluppo di una decisione consapevole in merito alla scelta da intraprendere. Successivamente a questa fase si passa invece alla pronuncia di un decreto di idoneità, nella quale il Tribunale dei minorenni verifica il percorso di informazione e formazione effettuato dalla coppia con il servizio territoriale per le adozioni e ovviamente una validazione attraverso una relazione sull'indagine psicosociale effettuata dai tecnici dell'equipe dei servizi territoriali per le adozioni. In fase di preparazione e formazione, infatti, il servizio territoriale per l'adozione del territorio svolge la propria attività attraverso un'equipe con competenze sociali, psicopedagogiche, educative e psicologico-cliniche, attraverso psicologi clinici dei servizi sanitari specialistici, con lo scopo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali. Io è da mesi che sto cercando di affrontare questa situazione, diciamo, attraverso gli uffici, mesi in cui ovviamente non ho avuto le adeguate risposte e ho deciso di intervenire attraverso un'interrogazione, e proprio in questi mesi ho potuto apprendere come in realtà sia la nostra legge regionale a imporre all'interno, diciamo, costituendo quasi un unicum, questo mi è stato detto dalla ASL, a livello nazionale, questo tipo di rapporto doppio fra ASL e Comune. La Regione, anche se la competenza istituzionale, quindi primaria, dell'intervento spetta ai Comuni, assicura il monitoraggio e il coordinamento dei servizi territoriali e di tutti i soggetti interessati nel percorso adottivo attraverso un tavolo tecnico regionale composto da rappresentanti della Regione, dei Comuni e dei vari soggetti. Per quanto riguarda i servizi locali, le ASL della zona di residenza della famiglia che intende procedere all'adozione avvierà tramite quindi i propri psicologi e assistenti sociali dei colloqui preliminari, alla fine dei quali verrà redatta una relazione psicosociale riguardante i coniugi, che viene trasmessa al Tribunale per i minori, il quale si esprimerà la solidarietà della coppia, per poi procedere all'adozione previ ulteriori fasi di verifica propedeutica all'incontro della coppia con il minore. Proprio, diciamo, in questi giorni mi hanno oltretutto spiegato che il tempo fissato è di 4 mesi e noi abbiamo, diciamo, coppie a cui sostanzialmente il Tribunale dei minori ha già dato mandato di esprimersi su questa idoneità, che sono in attesa da ben più di 4 mesi. Quindi, considerato che per quanto riguarda la provincia di Terni, questo è un problema che riguarda esclusivamente la provincia di Terni, in provincia di Perugia questo, non c'è stato alcun tipo di problema sotto questo punto di vista e si continua in maniera ordinaria. Il servizio interistituzionale per le adozioni nazionali e internazionali è costituito sostanzialmente nella provincia di Terni dalle zone sociali 10, 11 e 12 e dalla ASL Umbria 2, al fine di rispondere alle indicazioni delle normative nazionali e regionali relativamente al percorso adottivo e post-adottivo.
La titolarità di funzioni nell'ambito del servizio adozioni è svolta però dal comune di Terni, che sostanzialmente svolge il ruolo di comune capofila. Osservato che nelle zone sociali 10, 11 e 12, dai primi mesi del 2021, si registra la mancanza di psicologi, motivo per cui si è nell'impossibilità di procedere alla valutazione da rimandare al Tribunale dei Minori di Perugia competente, che dovrà poi rilasciare l'idoneità della coppia dell'adozione. Da quello che mi è stato spiegato, ovviamente ripeto, dalla ASL, questo dipende da un pensionamento. È andata in pensione sostanzialmente le figure che si occupavano di questo tipo di servizio e non è stato più svolto alcun tipo di, diciamo, questo servizio si è fermato, cosa che mi permetto di dire già da subito per me è inaccettabile, perché il piano delle assunzioni va fatto prima, perché dal momento in cui quota 100, non quota 100, si sa che una persona può andare in pensione, bisogna comunque intervenire. Ritenuto che questo stallo quindi sta andando avanti da oltre un anno, e concludo Presidente, che il diritto quindi all'adozione in questo ambito viene gravemente compromesso e primariamente il diritto del bambino, per il quale l'adozione rappresenta la possibilità riparativa ai traumi fisici o psicologici subiti legati ad incuria, maltrattamenti o all'abbandono, quindi stiamo parlando di questo, ma come stiamo parlando anche di donne, o comunque non di donne, di famiglie, scusate, che viste le normative estremamente vincolanti sotto il profilo, diciamo, ad esempio delle età, rischiano in questo momento, perché hanno raggiunto i limiti, vicino ai limiti massimi di età, che attraverso questo passaggio burocratico si scavalli e rendi impossibile per loro accedere a quelle che sono invece le procedure, ad esempio le normative legate alle adozioni internazionali. Rilevato che quindi tali inadempienze, anche visto il tempo dal quale si protraggono, costituiscono anche un'ingiusta discriminazione verso i cittadini delle zone sociali di riferimento, che si vedono preclusa la possibilità di procedere alla valutazione di idoneità diversamente da altre zone, quindi dalla provincia di Perugia, si interroga la Giunta per sapere se gli enti preposti regionali abbiano proceduto a sottoscrivere un nuovo protocollo d'intesa con il Comune di Terni, che è il comune capofila delle zone sociali 10, 11 e 12, con la conseguente ovviamente nomina degli psicologi a supporto dei servizi di adozione del Comune di Terni. Qualora non si sia finalizzato il procedimento succitato, si chiede di chiarire perentoriamente quali siano i tempi per la nomina, l'assunzione e la piena operatività di questi psicologi e le ulteriori azioni che si stanno mettendo in campo per coprire definitivamente questo gravissimo disservizio. Nella fattispecie, se si sia proceduto a bandire un nuovo concorso per la relativa assunzione o se si possa attingere a graduatorie valide. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Con delibera 1983-2009 la Regione dell'Umbria ha adottato le linee guida in materia di adozione internazionale e nazionale di quelle leggi 4 maggio 83 numero 184, con l'obiettivo di creare un percorso organizzativo, metodologico e operativo condiviso sull'adozione nazionale ed internazionale, mettendo a regime l'organizzazione dei servizi, rendendo le equip adozioni stabili riferimenti nel percorso adottivo e post-adottivo e valorizzare l'integrazione e la collaborazione tra i soggetti che intervengono sul percorso adottivo. I comuni, associati in zone sociali, hanno istituito, ai sensi della legge 476-98, 4 equip territoriali in materia di adozioni che per svolgere la propria attività si avvalgono di competenze tecnico-professionali dei comuni e delle aziende USL. Allo scopo di realizzare sul territorio regionale i servizi necessari a svolgere tali funzioni, ciascuna equip è composta da 2 assistenti sociali, uno psicologo, individuati nell'ambito dei servizi sociali dei comuni e di quelli specialistici delle USL, e in più si avvale di altre competenze professionali in ambito pedagogico-educativo. L'equip, che si configura come unità operativa multiprofessionale e interorganizzativa, adotta una metodologia di lavoro integrata a rete. Assistenti sociali e psicologi operano nell'equip per quote orarie definite in base ai carichi di lavoro e al bacino di utenza di competenza dell'equip. In particolare, il problema dello psicologo, che affianca i servizi sociali nella valutazione delle coppie adottive, esiste da tempo, in particolare ora si è ulteriormente acuito, poiché molti di loro sono andati, appunto, come sottolineava il consigliere De Luca, in pensione.
Se da un lato questo fatto ha comportato un rallentamento dell'attività, dall'altro c'è da riconoscere che i servizi adozioni hanno sempre garantito con serietà ed efficienza il proprio servizio, che non è mai stato interrotto, neanche in tempo di emergenza sanitaria. In questa fase particolarmente difficile, infatti, c'è stata una riorganizzazione del lavoro dei servizi che ha cercato di rispondere in maniera più adeguata alle istanze delle future coppie adottive, garantendo loro incontri programmati per effettuare i colloqui informativi. Consapevole della criticità e della carenza di psicologi, comporta all'interno di un percorso complesso quale quello delle adozioni, che si articola in varie fasi che vanno dall'informazione e l'orientamento e post-adozione, il direttore dell'Uso Umbria 2, dottor De Fino, evidenzia che l'azienda sta procedendo all'assunzione di due psicologi che dedicheranno 24 ore lavorative settimanali ciascuno alle attività relative all'adozione. In particolare ha assicurato il direttore che ad oggi la commissione ha terminato i lavori e sono già state inviate le lettere di assunzione delle prime due psicologhe idonee che prenderanno servizio entro i prossimi 10 giorni. Grazie. Consigliere De Luca vuole replicare? Prego. Ma sì, perché cioè, per l'ennesima volta io mi ritrovo a dover sentire delle bugie, perché il fatto che i servizi di adozione non siano stati mai interrotti è una cosa completamente inesatta, in quanto i colloqui sono ripresi solamente a marzo. Quindi c'erano coppie che aspettavano da novembre per poter quindi fare i colloqui, e anche sostanzialmente se gli assistenti sociali dei comuni hanno ovviamente compensato e fatto il loro, ciò non toglie che la ASL non abbia garantito invece questo servizio, e non lo ha fatto perché questo ovviamente non è un problema che riguarda solo ed esclusivamente questo servizio, ma lo vediamo anche su, mi permetto assessore di dire che io trovo assurdo che una risposta a un'interrogazione protocollata dalla ASL il 18 febbraio a me arrivi il 18 aprile, 2 mesi dopo, cioè dalla ASL è arrivata a Coletto il 18 febbraio protocollo e a me ne arriva, dopo che ovviamente inoltre il sollecito in procura, mi arriva il 18 aprile. Quindi su questioni che riguardavano il personale della, diciamo, in dotazione per l'ospedale di Spoleto, e su questioni che sostanzialmente vedono lo stesso paradigma, vanno in pensione diciamo figure professionali che poi vengono sostituite quando c'è tempo, mentre il piano andrebbe fatto prima e prima bisognerebbe intervenire. Ora su questo io mi chiedo che cosa stiamo aspettando di fronte alle necessità oggettive di minori che hanno il bisogno della massima attenzione da parte della politica, da parte di famiglie. E quello che ho letto nei giorni scorsi, quando si è detto allora diamo più ore, chiediamo a psicologi che svolgono altri tipi di attività di intervenire con più ore su quel servizio, allora mi chiedo perché non è stato fatto fino ad oggi e abbiamo fatto aspettare un anno queste famiglie? Questo vuol dire un approccio serio e non leggermi per l'ennesima volta. Io preferisco lei, assessore, che mi prenda, che anche in maniera conflittuale mi dica le cose come stanno, piuttosto che leggermi un foglietto che le viene fornito dagli uffici, perché lei è pagato per svolgere un ruolo politico, non per leggermi la velina che arriva da parte dell'ASL. Ok? Ultimo question time, risponde la Presidente Tesei. Chi interroga? Bettarelli, Poparelli? Bettarelli, prego consigliere Bettarelli. Grazie. Questa interrogazione, firmata insieme ai consiglieri Paparelli e Porzi, fa seguito ad un'altra interrogazione di cui poi darò lettura, che era stata l'atto 1118 nella seduta del 30/11/2021, a cui poi mi aveva risposto l'assessore Fioroni. Ripeto, poi ne darò conto rispetto all'interrogazione che già c'era stata. E però sono, come dire, avvenuti fatti piuttosto rilevanti, nuovi rispetto a quell'interrogazione, e non da ultimo il fatto che, stando alle notizie di stampa, il dottor Reboani, dopo pochi mesi dall'incarico importantissimo che gli era stato affidato, quindi quello
direttore dei servizi di pianificazione e coordinamento dei fondi europei e nazionali, oltre alla direzione del servizio risorse, programmazione, cultura e turismo, e sembra da, appunto, da note stampa si sia dimesso per motivi personali che ovviamente non discutiamo, ma fatto salvo tutto quello che c'era e che già avevo chiesto in passato rispetto a tutto l'iter che aveva portato con una serie di atti deliberativi di giunta, diversi atti deliberativi di giunta rispetto all'individuazione di questa figura e rispetto alle parole dell'assessore Fironi che cito testualmente, virgolettato, onestamente rimango perplesso quando non si comprende, ad esempio, rispetto ad un direttore regionale come Paolo Reboani di comprovata esperienza, che la complessità in capo ad una direzione che ha il coordinamento di tutto il PNRR e della nuova programmazione comunitaria ha necessità di una diversa pesatura, perché siamo di fronte ad una stagione storica in cui ci troveremo a gestire una quantità di finanziamenti mai visti in precedenza. Nulla da eccepire, anzi, prendiamo le persone migliori per svolgere un ruolo così decisivo e le prendiamo poi dopo pochi mesi, purtroppo non ci supportano in questo percorso. E metto insieme altre segnalazioni che arrivano rispetto ad altre dirigenze importanti, la direttrice di ARPAL, l'avvocato Nicastro, di assoluta comprovata esperienza, che un po' come avevo già chiesto nella precedente interrogazione, sembra che un po' come faceva il dottor Reboani, seguisse, come dire, un po' a distanza i lavori. È vero che abbiamo anche una sede romana come regione, ma credo che la presenza e la vicinanza e il seguire, coordinare, si faccia in buona sostanza anche in presenza. Cercando di capire quali sono le istanze, le priorità, e stando anche fisicamente vicini a sostenere i lavoratori che in questo momento devono svolgere uno sforzo importante, proprio perché le risorse sono tante e vanno impegnate e spese bene. E quindi, mettendo insieme tutta una serie di segnalazioni, di atti ufficiali, fra l'altro le dimissioni, ripeto, come è stato segnalato sulla stampa, per questioni personali del dottor Reboani, sono avvenute in un momento, come dire, cronologico, temporale, in cui altre dimissioni su altri settori, soprattutto penso alla sanità, penso all'ASL 1, si sono proprio susseguite a distanza di un paio di giorni, penso al dottor Gentili, ad esempio. Ma venendo e tornando all'argomento di cui in oggetto, chiediamo conto anche, appunto, rispetto a questo importante ruolo, queste importanti scadenze e anche alle parole che ho sentito personalmente della Presidente durante il convegno organizzato dal CNA, quando in buona sostanza un po' tutti i relatori, c'era anche l'assessore Fioroni, sono stati molto bravi nel criticare le politiche di tutti i livelli, ma almeno quello che ho percepito io è stato, come dire, un aspetto molto vago rispetto a quello che fa la Regione, piuttosto che criticare quello che non fanno gli altri. Ma a parte questo, ne ho colto proprio chiaramente la necessità che ha rappresentato la Regione Umbria nella persona della sua Presidente, quindi la Regione Umbria nella sua totalità, di avere una sorta di dilazione rispetto a quelli che sono i tempi per la rendicontazione del PNRR. E fra l'altro oggi ci troviamo ad approvare un atto che sarà, insomma, subito dopo la fine di questo punto, quindi del question time, che sono gli orientamenti strategici per la programmazione FSE. Credo che, per quelle che sono le mie informazioni, siamo piuttosto in ritardo rispetto a tante altre regioni, e fra l'altro lo stesso atto, questo atto che approveremo in consiglio, si può dire, insomma, anticipatamente, perché credo che sia anche oggetto di questa interrogazione, ha subito fra l'altro un iter molto particolare nelle commissioni, molto particolare, con una commissione, quella preposta, che c'è stata ma non era stata convocata, con una votazione piuttosto anomala, anche su questo ho fatto una richiesta ufficiale in seconda commissione, per la prima volta con la modalità online, due consiglieri, io e Vincenzo Bianconi,
che dichiaravamo, come abbiamo sempre fatto nella modalità online, di non essere presenti, visto che la maggioranza non aveva il numero legale, per la prima volta nelle commissioni online, quando due consiglieri fanno una dichiarazione di questo tipo, sono stati riconosciuti presenti in aula. Comunque, protocollato una richiesta, adesso vediamo quale sarà poi il responso rispetto alla questione specifica in oggetto. Vado alle conclusioni, quindi in buona sostanza chiedo alla Presidente se corrisponde alla realtà che si stanno registrando ritardi nella rendicontazione degli interventi inseriti nel PNRR, se detti ritardi siano dovuti a responsabilità del Dottor Reboani e quali le conseguenze nell'iter programmatorio e rendicontativo delle risorse assegnate alla Regione Umbria ci saranno a seguito delle dimissioni dello stesso Direttore, in particolare quale sia lo stato di predisposizione dei piani operativi per l'impegno delle risorse dei fondi comunitari assegnati all'Umbria nella programmazione 21-27. Ed infine concludo quali siano le determinazioni che intende prendere, oltre a quella di chiedere una dilazione dei tempi di rendicontazione delle risorse del PNRR. Presidente Tesei. Grazie Presidente. Beh, devo dire subito che avevo letto con un certo sconcerto il documento dei consiglieri interroganti, non lo nego, ma il fatto di sentirlo ribadire oggi pensavo che ci fosse un attimo fatta una riflessione un pochino più approfondita. Bene, la ricostruzione che è fatta nell'interrogazione è una ricostruzione di pura fantasia e destituita di ogni fondamento. Poggia innanzitutto su una premessa fattuale non vera. Voglio subito affrontare un tema, così togliamo da questo un equivoco che mi dispiace dover rilevare, visto che il consigliere Bettarelli dice proprio che era anche presente fisicamente al convegno di CNA del 19 marzo ultimo scorso e avrebbe capito dal mio intervento che io avrei detto che l'Umbria ha manifestato al governo la necessità di chiedere una dilazione dei tempi di rendicontazione del prossimo step del PNRR. Niente di più non compreso, direi, a questo punto, considerando che quell'assemblea del 19 marzo del CNA era anche molto frequentata. C'era tantissima gente, hanno capito tutti il mio intervento, il contenuto del mio intervento. Mi dispiace che non lo abbia capito il consigliere Bettarelli, poteva anche chiedermelo e l'avrei subito spiegato meglio. Perché dico questo? Nel corso del mio intervento, valutando la situazione che stiamo vivendo, il tema dell'inflazione, il tema della mancanza e della difficoltà di reperire materie prime essenziali, il tema dell'aumento dei prezzi, il tema del caro energia, tutta una serie di questioni di cui ci dobbiamo fare tutti carico, e il governo in primis, potrebbero portare dei ritardi nella realizzazione del piano previsto dal PNRR nazionale e declinato poi nei piani regionali. Ma questa è una cosa di una evidenza ed una problematica che ci dobbiamo porre tutti e non c'entra niente l'Umbria, è una riflessione su una situazione di fatto che stiamo vivendo e che sicuramente sarà impattante su tutto questo, considerando quelli che sono i tempi per la realizzazione del PNRR. Quindi sgombriamo il campo da questa affermazione che non risponde assolutamente al vero. E vado adesso più nello specifico delle questioni, anche perché l'Umbria è stata sempre unanimemente riconosciuta come una delle regioni più attente e più avanti nel cogliere proprio le occasioni del PNRR. E come sempre i risultati numerici dimostrano quello che dico, visto che l'Umbria è all'attuale stato di aggiornamento del PNRR e ben lungi tutti i suoi fondi dall'essere stati assegnati, perché ancora stiamo in fase di concertazione e di interventi finalizzati proprio a reperire ulteriori risorse su progetti strategici per la Regione con i vari ministeri, è comunque ad oggi titolare di ben 41 progettualità finanziate per l'imponente cifra di 1,61 miliardi di euro.
Ho tenuto ad aggiornare numero di progettualità e cifra complessiva, visto che da pochi giorni a testimonianza che l'Umbria non si ferma su questo tema e ancora spazi di crescita, abbiamo visto finanziare con 12 milioni il recupero beni culturali e del paesaggio rurale e con circa 30 milioni la nostra proposta comune insieme all'Università di Studi di Perugia sull'ecosistema umbro per l'innovazione che permetterà la creazione di nuovi centri di ricerca. Vi sono poi nel vostro documento una serie di considerazioni sul ruolo e competenze dell'ex direttore De Boani, le cui dimissioni e le sue presunte responsabilità, a vostro avviso, avrebbero prodotto presunti ritardi nel PNRR e nella programmazione comunitaria umbra. Anche qui vi voglio proprio tranquillizzare. Il PNRR, sfida e occasione storica per l'Italia e per l'Umbria, impegna sia a livello nazionale che regionale i più alti livelli delle istituzioni. E come ha fatto il Presidente Draghi per il Paese, anche io per l'Umbria hanno tenuto ben saldo l'indirizzo, il controllo e la negoziazione, con il fermo supporto della mia squadra e degli assessori competenti. Tra l'altro, da subito, a presidio dirigenziale del PNRR e della programmazione vi è il direttore Rossetti, presente anche in aula quest'oggi, con cui stiamo tranquillamente continuando ad operare secondo i piani. E abbiamo anche venerdì compiuto il terzo incontro di concertazione dei risultati degli indirizzi del PNRR Umbria con le parti sociali, già assolto quello sulla programmazione comunitaria che parimenti procede spedita. Ed anche per il futuro, spero non vi sia dispiacere da parte di nessuno, continueremo a lavorare sul PNRR con lo stesso schema e spero con gli stessi risultati. Sul tema colgo l'occasione per ricordare che a breve potrebbero arrivare importanti novità in termini di progetti finanziati, visto che stiamo lavorando per completare il quadro infrastrutturale e condizioni abilitanti per la nostra economia. Prima di chiudere, ho notato una coda velenosa sulla presenza lavorativa dell'attuale direttore di ARPA, la dottoressa Nicastro, da voi individuata come costantemente assente o da notizie, presente negli uffici dell'agenzia non più di qualche volta a settimana. Per dovere d'ufficio e con la solerzia che mi caratterizza, ho voluto verificare con relazione del presidente di ARPA, il professor Giupponi, la veridicità di queste vostre affermazioni. Non ne ho trovato il benché minimo riscontro, se non il fatto che in questo periodo il direttore, la dottoressa Nicastro, ha portato a termine una serie di atti, di situazioni importantissime e che vanno anche a sanare delle lacune del passato mai affrontate. Se volete, se ho tempo, ve ne faccio tutto l'elenco che mi è stato consegnato dal Presidente Giupponi. Quindi io comprendo, cari consiglieri, il dovere che talvolta diventa anche obbligo di polemica politica di questa opposizione. Mi piacerebbe però confrontarvi con voi, riempiendo l'importante tempo trascorso in quest'Aula, su problemi, dati di fatto, numeri e opportunità. Spero che ci sia questa occasione per il futuro, perché vedete, il lavoro che si sta portando avanti non è nell'interesse mio o di questa giunta, ma è nell'interesse esclusivo di una regione che, ahimè, ha dei risultati oggi che possono diventare veramente importanti per lo sviluppo socio-economico della nostra bella Umbria, e che scontano situazioni purtroppo del passato che ci vedono, ecco, in un'attività di inversione di ruolo e di tendenza che è sicuramente all'ordine del giorno del nostro agire politico, amministrativo e di governo di questa regione. Quindi ragioniamo sul punto fondamentale: da dove partiamo e dove vogliamo arrivare, e vedrete che adesso poi negli atti che successivamente questo Consiglio dovrà affrontare, credo che ci siano le linee giuste di indirizzo e il percorso che stiamo svolgendo. Grazie.
Non so se replica il consigliere Paparelli o il consigliere Bettarelli. Chi replica? Consigliere Paparelli, prego. Sì, grazie Presidente. Ma informo la Presidente, che fa sempre queste premesse e queste chiose, che le interrogazioni servono per chiedere se fatti siano veri, siano e quali provvedimenti evidentemente si intende assumere. Questo è lo scopo delle interrogazioni. Io voglio ringraziare il consigliere Bettarelli perché, invece al contrario di quanto ci ha detto la Presidente, la premessa dell'interrogazione corrisponde, il Presidente ce l'ha dato una conferma, che intervenendo al convegno della CNA ha manifestato la necessità di chiedere una dilazione dei tempi di rendicontazione. Ora, se questo è per l'Umbria, o è per tutta Italia, o è per tutto il mondo, diciamo, lo vedremo in corso d'opera. Lei oggi ci ha confermato che in ragione dell'inflazione, bla 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 bla, probabilmente ci sarà questa necessità per tutta Italia, e valuteremo se sarà, se ci sarà e se sarà per tutta Italia. Lei ci rassicura che oggi non ci saranno dilazioni, non ci saranno ritardi rispetto a queste questioni, se non quelli che caratterizzeranno tutte le regioni. Ne prendiamo atto e valuteremo questo elemento. Di certo, invece, è piuttosto, diciamo, strano che ogni tanto, diciamo, si fanno annunci roboanti di assunzioni di mega direttori che dovrebbero risolvere tutti i problemi della nostra regione, perché quando si risponde all'interrogazione fa comodo rispondere solo a taluni pezzi di premesse, ad altri pezzi di premesse invece vengono totalmente ignorati. Io ricordo che l'assessore Fioroni dichiarò che rimaneva perplesso perché direttori come Roboani, di comprovata esperienza, ci aveva addirittura dovuto lavorare così tanto sul PNRR e avrebbe bisogno anche di uno stipendio molto più alto in ragione della pesatura e dell'importanza di questo. Dopo pochi mesi vediamo che questi direttori, come altri in questa regione, ogni tanto si dimette qualcuno per motivi personali. Ci sono tanti motivi personali che non è mai accaduto nella storia della regione, ogni 3-4 mesi si dimette qualcuno per motivi personali, e quindi se nonostante tutte queste dimissioni per motivi personali siete in grado di dirci che oggi in Umbria va tutto bene, compresa, diciamo, anche qui forse noi siamo stati troppo generosi nell'interrogazione, perché parliamo del PNRR in termini generali nazionali, perché il PNRR Umbro era e continua a sostenere che sia, poi, diciamo, quando sarà il momento lo rileggeremo insieme, di tutto quello che avete scritto lì, quello che siamo riusciti, che siete riusciti a portare a casa. Quindi consiglierei, diciamo, un pochino più di prudenza piuttosto che continuare con affermazioni roboanti. Grazie.